Ora vediamo alcuni esempi. Il primo esempio è facilissimo, è il caso in cui l'angolo beta è di 90 gradi. Significa che il polarizzatore B, a differenza di come è rappresentato in questo disegno, è inclinato, orientato con l'asse di trasmissione perfettamente perpendicolare a quello di A. Allora, non esiste componente del campo elettrico che abbia una componente di oscillazione orizzontale del campo elettrico di A. Quindi non passa assolutamente nessuna luce attraverso il polarizzatore B, tantomeno attraverso C. Del resto anche la legge di Malthus ce lo conferma perché beta, 90 gradi, ha un coseno che è 0. Quindi questo esempio è molto semplice, una regola generale, quando due filtri polarizzatori sono disposti con assi di trasmissione inclinati a 90 gradi uno rispetto all'altro, allora la luce non passa. Secondo esempio, beta uguale 45 gradi, gamma uguale 30 gradi. Il disegno non corrisponde precisamente, però immaginiamo questo angolo di 45 gradi e quest'altro di 30. Partiamo dalla luce non polarizzata, ricordiamo che indipendentemente da com'è l'angolo del primo polarizzatore, cioè da com'è orientato, sempre un mezzo dell'intensità della luce incidente farà passare. Quindi qui abbiamo già una riduzione del 50%, cosa che accade sempre ogni volta che un polarizzatore filtra una luce non polarizzata. È sempre il 50% di riduzione. Poi abbiamo un'ulteriore riduzione al passaggio attraverso il filtro polarizzatore B, riduzione della frazione cos quadro beta. Siccome abbiamo detto che beta è 45 gradi, il coseno quadrato di 45 gradi è un mezzo, quindi abbiamo un altro 50% di riduzione e il 50% passa. Poi abbiamo il filtro polarizzatore C che fa passare soltanto la frazione cos quadro di 30 gradi, che vale 3 quarti. Quindi fa passare i 3 quarti della luce dell'intensità luminosa proveniente da B. Quindi ricominciando dall'inizio abbiamo luce non polarizzata, intensità luminosa I0. Di questa I0 passa il 50%. Poi passa ancora il 50%, un altro 50%, e poi passa la frazione 3 quarti, cioè il 75%. Moltiplicando quindi un mezzo per un mezzo per 3 quarti, abbiamo la frazione complessiva 3 sedicesimi. Quindi passano oltre il polarizzatore C, l'ultimo, i 3 sedicesimi dell'intensità luminosa incidente della luce non polarizzata. I 3 sedicesimi è quasi il 19%. Quindi di tutta questa intensità luminosa I0, qua ce ne ritroviamo soltanto il 19% circa. Poi ci sono gli esempi del libro Amaldi, che sono interessanti perché il libro Amaldi prende prima luce non polarizzata come in questo disegno. Poi ci mette un primo polarizzatore, sappiamo che l'angolo non è importante, sempre un mezzo farà passare dell'intensità luminosa non polarizzata e poi inizialmente non prende il polarizzatore di mezzo, prende soltanto l'ultimo e lo dispone orientato con l'asse di trasmissione a 90 gradi, cioè perpendicolare rispetto al polarizzatore A. Allora già abbiamo visto prima che tutta la luce che attraversa A e poi viene bloccata da C perché appunto è perpendicolare l'asse di trasmissione e quindi blocca tutta la luce di A. Se però noi in mezzo mettiamo un polarizzatore intermedio, come abbiamo visto, abbiamo della luce che esce e l'intensità luminosa in uscita è massima, cioè è ridotta di meno, cioè il caso in cui questa intensità luminosa in uscita è ridotta di meno è quando il polarizzatore intermedio è inclinato a 45 gradi rispetto ad A, quindi beta uguale 45 gradi. Infatti, abbiamo detto A e C sono perpendicolari, beta è 45 gradi, di conseguenza gamma, che è il complementare di beta perché A e C sono perpendicolari, pure gamma è 45 gradi. Quindi noi abbiamo la solita riduzione del 50% tra luce non polarizzata e luce polarizzata. Poi abbiamo una riduzione del fattore, legge di Malthus, fattore cos quadro 45 gradi che fa un mezzo, quindi 50% di nuovo e ancora un altro cos quadro di 45 gradi che fa di nuovo un mezzo, quindi un altro 50%. Quindi abbiamo tre riduzioni al 50%.
un mezzo, un mezzo, un mezzo. Quindi il risultato finale è un ottavo, cioè della luce incidente non polarizzata, intensità I0, qua ci ritroviamo un ottavo di I0, cioè I0 ottavi il 12,5% di I0. Abbiamo detto che questo è il caso più favorevole. Quando il primo e l'ultimo polarizzatore sono perpendicolari, il caso più favorevole è di inserire il polarizzatore di mezzo con un angolo a 45 gradi. Infatti, se noi invece inseriamo il polarizzatore di mezzo, per esempio a 30 gradi, la luce che emergerà dall'ultimo polarizzatore sarà di meno del 12,5%. Sarà, per esempio, in questo caso con 30 gradi il 9,4%. Adesso vediamo perché. Questo angolo beta, abbiamo detto, è 30 gradi, gamma è il suo complementare, quindi è 60. Allora noi abbiamo la solita riduzione al 50%, poi una riduzione con frazione percentuale trasmessa, che è cos quadrato di 30 gradi, che è la frazione 3 quarti, cioè il 75%. Poi qua abbiamo una trasmissione pari a cos quadro di 60 gradi, che è un quarto, che è il coseno di 60 gradi, un mezzo. Quindi abbiamo i tre quarti passano qui, un quarto passa qua. Tutta la catena delle riduzioni è un mezzo, tre quarti, un quarto, che corrisponde a una frazione 3 trentaduesimi, che appunto è il 9,4%. Qui abbiamo i calcoli un po' più espliciti, quindi abbiamo un mezzo. Dalla luce non polarizzata alla luce polarizzata linearmente, quindi a passaggio attraverso A, un mezzo, poi passaggio attraverso B, tre quarti, e poi passaggio attraverso C, un quarto, un mezzo, tre quarti, un quarto. Risultato finale, 3 trentaduesimi, 9,4%. Dunque 9,4% è minore di 12,5%. Perciò il caso meno sfavorevole di tutti si ha con l'inclinazione intermedia a 45 gradi. Questo è l'esempio del libro, pagina 1063. Due filtri polarizzatori perpendicolari, lui li chiama A e B, io l'ho chiamati A e C. La luce viene completamente bloccata dal secondo filtro. Inseriamo un terzo filtro polarizzatore intermedio, che io ho chiamato B, in mezzo ai due precedenti, con l'asse di trasmissione inclinato con un angolo θ che io ho chiamato beta, rispetto ad A. E poi c'è il caso di beta uguale 45 gradi e beta uguale 30 gradi. I risultati sono un ottavo di I0, cioè dell'intensità luminosa non polarizzata iniziale, cioè il nostro I0 ottavi, e i 3 trentaduesimi di I0, 3 trentaduesimi 0, il 9,4%.